Dalla ricognizione dei posti letto di questa mattina emerge che complessivamente che nella nostra regione, per fortuna io dico, non c'è ancora un quadro che possa presagire un collasso del sistema, perché è bene ricordare che in Abruzzo quasi 800 pazienti positivi si trovano in isolamento domiciliare e non sono ricoverati in ospedale. Quindi ad oggi complessivamente in tutte e quattro le ALS risultano disponibili 276 posti letto divisi tra rianimazione, malattie infettive, pneumologia e medicina. Prima dell'emergenza i posti letto di rianimazione erano 69 e ne abbiamo attivati 59 in più. Per le malattie infettive, ad esempio con isolamento semplice, ai 17 che erano della pre-emergenza se ne sono aggiunti 150 in più. Per le malattie infettive con isolamento a pressione negativa siamo passati dai 62 iniziali, ne abbiamo raggiunti altri 35. Di pneumologia ne erano 36 e oggi ne sono 65 in più. E per la medicina inizialmente erano 322. Se ne sommano altri 189 che sono stati attivati proprio per l'emergenza. Quindi possiamo dire che tutto ciò, tutto quanto era previsto, è stato attivato. Ma noi abbiamo fatto lo scorso fine settimana diversi incontri con i titolari delle case di cure private, e durante i quali loro hanno dato la disponibilità a mettere in rete dei posti letto per i pazienti Covid, definendo un livello di intensità sia per la terapia intensiva che subintensiva. Tutto questo permetterà un incremento dei posti letto con una distribuzione omogenea su tutto il nostro territorio della regione, diviso proprio tra pubblico e privato. Quindi abbiamo condiviso con loro una bozza di contratto che adesso a breve sarà sottoscritta.